Ragazzi, buonasera. La partita sarebbe già finita, però su DAZN stanno ancora giocando, quindi non so come andrà a finire. No, no, scherzo, ho visto già il risultato. Comunque, veramente stanno ancora giocando su DAZN, non è uno scherzo. Però ho visto che è finita 2-0, quindi va bene così. E poi, vabbè, poi in questo momento qui è l'ultima occasione assurda mangiata. Allora, pochissime cose da dire perché è stata una partita, onestamente, dove veramente si è partita sparata. Ha fatto quello che voleva, è riuscita a passare subito in vantaggio. Poi ha provato anche a fare la terza rete, dopodiché ha abbassato drasticamente il ritmo. E il Bologna non è che ha giocato male, anzi, alcuni giocatori del Bologna mi sono pure piaciuti stasera. Krejcic, Orsolini, hanno fatto pure una discreta partita. Però, diciamoci la verità, Juventus non poteva perdere punti ed era troppo concentrata. Ottima partita di Dybala, veramente bella, sia in fase difensiva che offensiva. Bellissimo gol e ancora ogni tanto qualche controllo, però al tempo stesso, anche sul finale, ha fatto un controllo pazzesco, sul lancio meraviglioso. Devo dire la verità, mi è piaciuto molto Bonucci. Bonucci ha fatto dei lanci nel primo tempo, uno su quel fallo poi su Matuidi, che comunque il rigore si poteva benissimo non dare, l'arbitro ha fatto bene a non darlo. Contrasto simile c'è stato nel secondo tempo per il Bologna. Secondo me non vanno mai fischiati quelli lì. Un po' diverso quel fallo di mano di Gemayli, secondo me, vabbè, ma tanto che cazzo ce ne frega. Detto questo, c'è una cosa sul calcio, la proprietà transitiva. Alcuni nel calcio, no, dicono: la mia squadra ha vinto contro la squadra che invece a te ti ha battuto, quindi la mia squadra ti ha battuto. Quelle robe così. Assurdo come Juventus e Roma abbiano stasera vinto o comunque fatto ottime prestazioni contro le squadre che hanno affrontato il turno precedente. No? Quindi la Roma stasera ha tramortito il Frosinone 4 reti. 4 reti! Quando la Juve col Frosinone fino all'81esimo non era ancora riuscita a fare. Per dire, e la Juventus stasera ha battuto quel Bologna che ha battuto la Roma. Che significa che Juve e Roma sono più forti delle loro rispettive? Non ha senso. Volevo solo aprire questa piccola parentesi per dire che la proprietà transitiva nel calcio non esiste. No, però uno dice sì, lo so, che però poi delle volte viene sempre ricordata. Avete perso contro quelli che noi abbiamo battuto, quindi noi. No, che se cazzate assurde del calcio, ecco. Detto questo, la vera sfida ovviamente è stata sugli spalti, perché i tifosi del Bologna sono stati molto accesi, ho sentito tutti i cori possibili e immaginabili. Ce n'era uno che diceva: Juventino o Lezzo di menta? Juventino Lezzo di menta. Però non riuscivo bene a capire esattamente il testo di questa poesia bolognese. Al tempo stesso, visto che anche i tifosi della Juve hanno ben risposto, fino al 90esimo e passa, quindi è stata una bella partita sugli spalti. Ma la partita vera e propria ovviamente sarà sabato, una partita interessantissima. Il Napoli stasera ha distrutto il Parma, che praticamente non ha fatto nulla. Un po' come la prestazione della Juve col Bologna, no? La Juve ha fatto qualcosa come 700 passaggi stasera, con una precisione del 92-93%, cioè una partita tecnicamente assurda. Oh, conferme di Cancelo, conferme. Emrecan e Matuidi nel secondo tempo sono. Emrecan è entrato, Matuidi ha calato. Comunque si è visto un centrocampo sempre più moscio, sempre più, come dire, di mantenimento, diciamo. Poi, ovviamente, buona prestazione di Barzagli, di Benatia. C'è il problema, Ronaldo. Ecco, non vorrei parlare di Ronaldo perché è Ronaldo. A prescindere, parliamo di Ronaldo come uno dei giocatori della Juve. C'è un problema, Ronaldo, secondo me. Non è il discorso che lui non segna perché il campionato italiano è così e colì. Il problema è che Ronaldo stasera ha fatto 4, 5, 6 movimenti eccezionali e non l'hanno servito. Quindi c'è un problema, Ronaldo, nel senso che c'è un grande giocatore che ha grande tecnica e che può fare grandi cose. Stasera anche ha fatto degli assist di tacco bellissimi. Però non viene servito bene ed è un problema. Cioè, il problema è che questa squadra, che ha margine di miglioramento, deve migliorare in questo. Se noi diciamo abbiamo preso Ronaldo perché poi nelle partite di Champions importanti, ho capito, ma da solo Ronaldo non può vincere, no? Bisogna imparare a dargli la palla nel momento giusto. Questo è il problema, Ronaldo, secondo me. Poi, ragazzi, detto ciò, sabato tutti a Torino, vediamo che succede. Speriamo innanzitutto che sia una bella partita di calcio, perché è soltanto uno sport, che sia una partita divertente, piacevole e tutto qui. Il tempo è poco. Ah, concludo. PS, guardate che sulla pagina Facebook, quando ho messo gli spoiler del capitolo 919 di One Piece, erano finti, no? Perché alcuni dicevano sono veri.
Erano finti, erano i soliti spoiler alla cacchio di cane che mi invento io, a parte che mi pare che non siano ancora usciti, anche se uscissero comunque non me li leggerei perché lo sapete che non seguo gli spoiler. Motivo in più per capire che sono finti quello che metto sulla pagina Facebook. Detto questo, vi saluto, ci vediamo domani per One Piece, buonanotte a tutti, ciao ragazzi.